L'abbiamo appena la nostra tecnica l'ha messa a posto. Ascolta, ti passo Stefano che mi dice un pochino che cosa hanno fatto loro oggi. Parla lì vicino. Mi sente solo Arcangela? Sì. Meglio o peggio? Chiedi se è meglio o peggio. È meglio o peggio? Va meglio così? Sentite meglio? Sì, un po' meglio. Allora il problema è lui. Io sono Stefano, non so, mi ero presentato. Lei riesce a tradurre su Arcangela? Sì. Sì, questo è il signore, è un segretario del mio Stefano a Fratello. Di portarvi i suoi saluti, di salutarvi tutti, e sono sicuro che la prossima occasione sarà se l'altro presente vi potrà salutare lui di persona. Ok. Da me anche noi salutiamo, mandiamo molti saluti a Stefano e a tutta la squadra di lui. Grazie. E oggi noi iniziamo il nostro cammino annuale, e andrà da settembre fino più o meno a maggio del prossimo anno. E abbiamo presentato il libretto e iniziamo quindi un po' a lavorare. Se ti fai insegnare una cosa, sto usando il vecchio sistema molto ampio, che va a andare come se si chiede di conoscere il paese, con la massa di conoscenza, sì, noi quest'anno abbiamo cercato di sentire alcuni incontri, abbiamo seguito il libretto dell'anno di quest'anno passato. Si cerca di tradurre di alcune parti per passare per loro, per i vari lumi. Adesso vi arriverà anche il nuovo libretto che abbiamo proprio presentato oggi, così potrete iniziare già a fare la traduzione, così per il vostro, diciamo, prossimo cammino seguiremo più o meno un libretto unico sia per noi che per voi che per gli altri, che anche per il Messico e direi forse anche la Louisiana, insomma, in modo che abbiamo un percorso unico e almeno ci fa stare un attimo così più vicini a voi anche sullo stesso cammino. Intanto vi ringraziamo della vostra presenza, ci ha fatto veramente tanto piacere e niente, vi salutiamo anche se abbiamo un oceano in mezzo, vi diamo un abbraccio grande da parte di tutti e
attesa della prossima occasione di risentirci e rivederci di nuovo. Ciao! 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 Ciao a tutti, grazie! Buone feste! Jesus abençoe! Abençoe! E Nossa Senhora também! É! Senhor, te benedica eternamente e favoravelmente. Ok! Siete internazionali con quel libretto, eh?
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a las 10:30 a 11:30 de la mañana, los terceros viernes de cada mes vienen solo los laicos al encuentro. Y ellos visitan en su casa el encuentro y aquí compartimos. También a veces, algunas veces viene un padre a. El padre Fidel Martínez nos estaba acompañando a dar una pequeña explicación, o a veces yo la comparto. Il terzo venerdì di ogni mese si ritrovano un'oretta, tutti i laici, però a casa hanno studiato già prima il libretto o il tema che si deve svolgere in quel giorno. Qualche volta si ritrovano assieme alle suore, sarebbe Martita che li guida, e altre volte viene un sacerdote per guidarli l'incontro. Igual que ustedes, pues llegamos, cantamos, a veces tenemos un momentito de adoración en el Santísimo al inicio del encuentro, y pues ahí normalmente busco un canto que ilumine el tema del encuentro y que nos ayude pues a meternos al tema del encuentro. Luego tenemos el encuentro y después también compartimos un poco lo che ellos traen. Loro svolgono l'incontro prima di tutto, come facciamo forse anche noi, con un canto, e fanno anche un momento di preghiera davanti al Santissimo e poi si svolge il tema. E quindi anche loro stanno facendo questo incontro. Anche lei cerca ogni volta un canto atto per ogni tema, perché così possono restare più impresso il tema assieme a un canto che sceglie la coordinatrice, che è Sor Martita in questo caso. Alla fine mangiano insieme. E adesso ti dice. Ahorita te va a hablar Stefano, che è il segretario di Stefano Nani, che les va a decir un mensaje a ustedes, los gallos. Sì, grazie. Ciao a tutti, ci fa molto piacere ritrovarci e vi porto il saluto di Stefano Nanni, che oggi non è presente. Riuscite a capire? C'è solo zio che sta traducendo. Ah, bene. Intanto vi saluto anch'io e anche tutti qua presenti, tutti laici volevo chiedere Suor Martita se ci può presentare i due laici che sono con lei, così li conosciamo e li ringraziamo di essere qua presenti. La signora Corti. Grazie.
Lui ha conosciuto da prima le scuole quando costruivano qui la casa. Anche la signora Corti. Quando è stata costruita la casa? Come 25 anni forse. Eh sì, dell'89, sì. Sì. No, per la sua, e la signora Corti ci conosceva prima al Vaticano. Ah, bene. Noi oggi iniziamo il nostro cammino per diciamo, annuale. Del nuovo libretto e che okay, perfetto, che è lo stesso che mi dicono che avete già, che non so se avete già tradotto, comunque sarà lo stesso libretto che useremo anche noi ovviamente. Grazie. E volevo chiedervi da quanti anni voi frequentate il gruppo MPA lì in Messico? Due anni tutti e due. Il cammino era lì a noi. Ero qui. Domanda alla signora Corti, come fate per avere tanti lanci? Allora, a dire la verità oggi siamo anche pochini, però sì, è una, diciamo, sono tanti anni che è nato qua in Italia, nel movimento MPA. Io stesso non ne faccio parte da lì, perché poi sono circa 12 anni che seguo il movimento, però sì, diciamo, le comunità delle maestrie qui in Italia sono numerose e hanno tante persone che hanno imparato ad apprezzare il carisma della Beata Elisabetta, quindi è venuto naturale entrare nel gruppo. Chiedete quanti sono loro? E voi quanti siete come gruppo a votare la casa?